E buonasera ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo terzo episodio del walkthrough di Shadowkeep. Nello scorso episodio siamo entrati nella fortezza scarlatta, siamo saliti sulla torre e abbiamo scoperto qual è il metodo che utilizza l'alveare per proteggersi dagli incubi, ovvero l'utilizzo di questo criptogrifo che non sappiamo di cosa si tratti precisamente. E in questo episodio ci addentreremo nella bocca dell'inferno, quindi ragazzi ci saranno delle belle. Detto questo, iniziamo subito. I labirinti infestati dall'alveare c'è il nostro criptoglifo. Se vogliamo superare le difese della piramide, dobbiamo recuperarlo. Ma vi avverto, chi entra nelle putride profondità delle catacombe spesso non ne fa ritorno. In questa tomba la luce non penetra. Vai raga, entriamo nelle catacombe per andare a rubare essenzialmente questo criptoglifo all'alveare e utilizzarlo appunto per entrare a nostra volta nella nave piramidale. E tra l'altro qui c'è un verme che io ho sparato perché mi stava antipatico. E poi in realtà Eris credo che non sappia che sia una nave. Cioè, lei la chiama piramide. Effettivamente no. Beh, avrebbe senso considerando che non sa nemmeno che ne esistano altre. Ci sta che non sappia effettivamente di cosa si tratti. Anche se devo dire che tutto questo obiettivo, che è un po' quello centrale di entrare all'interno della nave, ha un che di ossessivo. Secondo me questa nave sta avendo un'influenza anche su Eris. Nel senso, va bene che vuoi entrare nella nave, però per quale motivo? Cioè, ci deve essere uno scopo. Ci ha semplicemente detto entriamo in questa nave. Ecco l'ingresso. Ma ho il cerchio delle ossa. Le catacombe non sono mai sguarnite, poiché ospitano le più preziose magie dell'alveare, criptoglifo compreso. Non abbiamo idea di cosa l'alveare abbia in mente di fare con un potere così pericoloso, ma non deve aver successo. Gli oscuri rituali dell'alveare rappresentano una minaccia che ora non possiamo permetterci di affrontare. Se i suoi obiettivi corrispondono ai nostri, fermarlo è di fondamentale importanza. L'ambientazione, raga, è fighissima. È veramente spettacolare. Però se loro vogliono fare la nostra stessa cosa, perché fermarli? Perché se prendono gli incubi da parte loro è un casino. Perché noi credi che li prendiamo da parte nostra? Eh no, però intanto li sconfiggiamo, meglio che averli contro. Diciamo che in questa missione si inizia a far vedere un po' più l'accezione di cui ci avevano parlato, ovvero questa sorta di interpretazione un po' più horror del gioco, dell'alveare in particolare. È tutto abbastanza macabro. Certo, poi Eris non è mai stata... Rota e la sua stirpe mi strapparono tutto ciò che avevo di più caro. La mia squadra. E gli amici. Rimasi solo io. Distrutta nel corpo. Fammi dove sono arrivata. Mi sento ancora in colpa. Ma non fermatevi. Avanti. Che schifo. Sono passato in un buco pieno di vermi. Che schifezza. Oh porco. Ma quanti sono, raga? Troppi. Ma quanti sono? Raga, l'ambientazione è spettacolare, cioè io non so che dirvi. Guarda quanto è grosso. Sta succedendo di nuovo. Concentratevi. La piramide può solo distrarre. Quando avrete il criptoglifo, vi teletrasporterò fuori. Dietro. Tra l'altro la fortezza di Crota è spenta, cioè dormiente. È interessante questo fatto di cui ci parla lo spettro ogni tanto, che si sente come se la piramide gli stesse invadendo la luce. Non sappiamo ancora cosa voglia dire. Sia proprio quello che fa l'oscurità? Esattamente. Quanti sono, raga? Altri fantasmi come quelli che tormentano Eris. Guardiani senza volto che ci osservano. Non sono che una distrazione. Diciamo, magari il fatto che l'oscurità invada la luce. Quello è il criptoglifo. Prendilo. Collector Edition. Non sarà così facile, credo. Non è facile.
Dicevo, magari il fatto che l'oscurità stia invadendo la luce, mi stanno aprendo l'allano, potrebbe voler significare che in qualche modo, magari questa invasione possiamo cercare di accoglierla e di imparare anche noi a utilizzare, anche se un po', diciamo, non troppo. Non lo so, cioè non è che mi viene così spontaneo questo, vedere. Sappiamo che prima o poi questa unificazione avverrà. Non sappiamo di preciso quando né come, però in qualche modo avverrà. Si parlava di Destiny 3, ma considerando gli ultimi aggiornamenti di Bungie, non so. Destiny 3 è molto relativo. C'è un'altra figlia di Crota. E vabbè, Crota è divertito, eh. Che altro più pesante. È dato da fare, sì. Ok, e prendiamo ragazzo criptoglifo, che dovrebbe essere la chiave appunto per creare le armature. Eris, abbiamo il criptoglifo. Tiraci fuori di qui. Aspetto il sofferente, raga. Oh. Oh porco. Oh porco. Porca miseria. Corri. Io corro. Sì, corri ancora. Me lo ricordo questo tipo di missione. Vabbè, sì. Aia, aia. No. Aia. Oh, l'ultima volta ci ho salvato Eris, eh. Sì, ma Eris non c'è più. Io aiuto. Scittone. Guarda, tutti anche raga, i riferimenti a Destiny 1 sono veramente tanti, se l'avete giocato li vedete, anche questa missione, cioè, è un chiaro riferimento a Destiny 1, lo scusa da profondo. Ma chiaro, vabbè, cioè, sì. C'era una missione che era esattamente identica, porca la maligna. Non so se ce la faccio, sinceramente. Ah, sì, sì, dovrei. No, sì, c'è un'altra paliera. Un'altra maligna. Ti hai visto che Shadow equippato. Ah, ma non è che dobbiamo uscire fino in... Ma hai visto? No. No, e dai, però no. Ciao, ne rispone. No, sono vivo, sto correndo. Io scappo. Ok. Ci sono più nemici. Guardiano. Eccoci. Ah. Con il criptoglifo e tutto il resto. Pensavo che fossi. Scusa. Esploso. L'enorme oscurità della piramide ci teneva separati. Ma non dobbiamo perdere tempo. Con il criptoglifo in mano abbiamo buone probabilità contro la piramide. Benissimo, andiamo allora a utilizzare questo criptoglifo, raga. Non so perché, ma mi puzza. Dici? Sì, non capisco, cioè... Non mi ispira fiducia. Eris, intendi? Sì. Questo continua a dire l'oscurità che ci teneva distanti. Boh. Non lo so, perché prima ci parlava, poi no. Dici, eh? Non mi piace. Vedremo. Raga, i fantasmi sono tantissimi. Oddio. Ogni missione aumentano. Vediamo un po' sì. Che cosa ci dice. Non mi importa. Puzzi di bocca dell'inferno. Quell'armatura tornerà utile in battaglia. Ma la piramide richiede un potere maggiore per entrarci. Altri 3 pezzi d'armatura. Altri 3 incubi. La mera presenza di questi morbi è una tortura per la Luna. Rispediscili nel passato a cui appartengono e in compenso ci forniranno un grande potere. Ho una teoria. Adesso vediamo. Andiamo qua e ci prendiamo. Altri 3 pezzi. Non dovrebbe essere altri 4 pezzi, scusa. Utilizziamo questo criptoglifo per prenderci le gambe dell'armatura. Ah, ecco, ok.
Ok. Ma dove sta il Crypto? Qua accanto. Allora, vediamo un po'. Ikora è arrivata sulla luna per vedere la piramide con i suoi occhi e portare un messaggio. Accede al portale vicino ad Eris per incontrare Ikora nell'abisso eterno della luna. Voglio prima dirvi la mia teoria, spiegarvi la mia teoria. Se avete fatto caso, Eris stava parlando con i fantasmi prima che arrivassimo noi. E gli ha detto non mi importa. La mia teoria è che i fantasmi non siano qui per nuocere, diciamo, alla nostra salute, ma per avvertirci, per cercare di salvarci. E che quindi questa ossessione che Eris ha per la piramide sia in qualche modo nociva e che gli spiriti dei suoi compagni passati, ovviamente morti, siano qui per cercare di fermarla e salvarla in qualche modo da quello che potrebbe trovare. Potrebbe essere molto valida come cosa, in realtà. Vediamo, molto, entriamo molto valida. Da Ikora, che non vedo. Va bene, andiamo a parlare con Ikora e vediamo cosa da dirci. Dovevo vederlo con i miei occhi. Da quanto tempo è lì in silenzio che ci osserva? È da troppo tempo. Io mi sento responsabile per questo, Eris. Se non ti avessi inviata qui... Prendo atto del sentimento, ma io sono responsabile del mio destino. E sappiamo entrambe che non sei venuta qui per scusarti. Sono venuta per dirti che avevi ragione. A quanto pare i responsabili del crollo stanno tornando. Basta! Siete davvero insopportabili! Risparmiate il tormento per qualcuno a cui importa! Eris, l'avanguardia è a tua disposizione. Bene. Se adesso vuoi scusarci, Ikora, abbiamo del lavoro da fare. Guardiano, qualsiasi cosa chieda. Ok ragazzi, quindi abbiamo visto che Eris è in condizioni, non dico critiche, però insomma non è messa bene, anche Ikora è preoccupata per lei, non so se E anche questo fatto che adesso Ikora le abbia dato, come dire, perché si sente in colpa, libero, sì, carta bianca. Esattamente, esattamente, il fatto che lei si senta in colpa e quindi le abbia dato carta bianca non è che sia incoraggiante, ma andremo a scoprire tutto quanto nel prossimo episodio, in cui come vediamo dalle imprese dovremmo andare ad uccidere 3 incubi per poter forgiare gli ultimi 3 pezzi che ci mancano dell'armatura, e di conseguenza non so se sarà un episodio unico, 2 o 3, insomma più episodi, però sicuramente dopo questo penso che entreremo finalmente all'interno della piramide. Detto questo ragazzi, direi che se vi è piaciuto, se like, commentate, condividete, lo dite a tutti quelli che conoscete, che non conoscete, che c'è tralissima, seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto la descrizione, anche da bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito, e detto questo, ci vediamo alla prossima, ciao! Ciao! Io sono Gaul, e la tua luce è mia.